Sabato 25 maggio, ben ritrovati con la nostra informazione. A spasso con la cocaina negli slip, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato Armac, un 32enne di Niscemi. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 32enne di Niscemi per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. In particolare, intorno alla mezzanotte, nel corso di un posto di controllo del territorio lungo la SS 417 nel territorio di Ramacca, precisamente in contrada Gornalunga, i carabinieri hanno intimato l'alta ad un 25enne di Vittoria che si trovava alla guida di un'autovettura e al cui interno si trovavano altri due uomini. Durante il controllo, i militari si sono subito insospettiti per l'atteggiamento di uno dei due passeggeri, un 32enne di Niscemi, come si diceva, che ha sin da subito mostrato grande apprensione e ostilità al controllo, invitando i carabinieri a sbrigarsi in quanto a suo dire avrebbe avuto fretta di raggiungere casa per sbrigare alcune faccende urgenti, cosa alquanto insolita considerato il tardo orario. Al contrario, i militari, comprendendo il tentativo di nascondere qualcosa, hanno deciso di effettuare una verifica perquisendo i tre giovani e la macchina a bordo della quale viaggiavano. Proprio il 32enne agitato nascondeva sotto la biancheria intima un involucro in cellophane contenente 21 grammi di cocaina pura in pietra, della quale se ne sarebbe assunto personalmente la responsabilità. Il 32enne è stato quindi arrestato. Dai 21 grammi scoperti si sarebbero potuti ricavare circa 20 dosi per un valore di circa 2.000 euro nella vendita al dettaglio. È morto questa mattina a Biancavilla il diacono permanente Nicolò Cantone. Una vita, la sua, al servizio della fede, è stato anche un apprezzato medico pediatra. I funerali si terranno domani mattina in chiesa madre. Sentiamo. Stamattina è morto dopo una lunga sofferenza fisica il diacono Nicolò Cantone, nato ad Adrano il 1 gennaio del 1931 da Eustachio e Maria Gioacchina Scalisi, aveva 93 anni. Sin da piccolo ha vissuto l'esperienza dell'oratorio nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Adrano, sotto la direzione spirituale dello storico sacerdote Antonino Lamela. Nel 1945 ha ricoperto la carica di segretario dell'Associazione Gioventù Italiana di Azione Cattolica e nel 1946 ne divenne presidente. Nel 1948 è stato invece vice delegato diocesano degli aspiranti e dal 1949 al 1955 ha diretto i campeggi diocesani. Nel 1950 ha incontrato e stretto amicizia con Luigi Gedda, medico attivista, dirigente e presidente dell'Azione Cattolica nel primo dopoguerra. È in questo periodo che Cantone si impegna nei comitati civici. Nel 1953 aderisce al Movimento dell'Unità del Servo di Dio di padre Antonino Ildebrando Sant'Angelo. Il 15 novembre del 1956 si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Catania. Il 29 aprile del 1959 sposa Enza Conti nel santuario della Madonna di Tindari. Consegue poi la prima specializzazione in clinica pediatrica il 27 febbraio del 61 presso l'Università di Messina e la seconda in neuropsichiatria infantile il 28 giugno del 72 presso lo stesso Ateneo. Nel periodo dell'avvento del 1979 inizia l'esperienza del cammino neocatecumenale, rinnovando poi le promesse battesimali nella Pasqua del 2008. Nell'agosto del 1989 ha partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Santiago di Compostela. E nello stesso anno ha cominciato a frequentare la scuola teologica Sant'Eublio di Catania per i ministeri e per il diaconato permanente. Il 18 aprile del 94 ricevette così l'ordine sacro del diaconato permanente per imposizione delle mani dell'allora arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Bommarito. Nicolò Cantone ha prestato il suo ministero diaconale nella Basilica Santa Maria dell'Elemosina di Biancavilla sino a quando le forze glielo hanno consentito. Di lui restano anche diverse pubblicazioni sulla fede, sulla Madonna dell'Elemosina, sullo Spirito Santo e sull'adorazione di Cristo. Questa sera in Basilica alla Camera Ardente per poter omaggiare la salma. I funerali si terranno domani mattina alle ore 10. A Paternò nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione. Centinaia questa mattina all'alba i fedeli che hanno partecipato alla Santa Messa dell'Aurora. Pomeriggio la processione delle statue della Madonna e del Cristo per le vie cittadine. Sentiamo.
Entrano nel vivo a Paternò i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione. Come da tradizione, dall'alba di oggi sono state diverse centinaia le persone che in pellegrinaggio si sono recate al santuario per portare un fiore, per accendere una candela con l'obiettivo di ringraziare la Madonna della Consolazione per una grazia ricevuta o per rivolgerle delle semplici preghiere. Pellegrini delle varie parrocchie che si sono ritrovate alle 5:30 di questa mattina in piazza Santa Barbara con la recita del rosario verso il santuario. Alle 6 del mattino Santa Messa Solenne dell'Aurora presieduta da Don Giovanni Carollo, provinciale dell'Opera Don Orione. Una messa in cui non sono mancati momenti di forte emozione da parte delle centinaia di pellegrini che si sono ritrovati all'interno della chiesa in grado di accogliere al suo interno, nonostante l'edificio sacro sia allo stato attuale un vero e proprio candele, tutti coloro che con devozione si affidano alla Beata Vergine Maria. Nel corso della mattinata sono state celebrate diverse messe e questo pomeriggio, subito dopo la celebrazione eucaristica da parte del rettore del santuario Juan Miguel Sanchez, la processione del Fercolo con i simulacri della Madonna e di Gesù Cristo per le vie cittadine. Processione che si è snodata per via Santuario, via Virgilito Bonaccorsi, piazza Santa Barbara, via Carmine, via San Marco, via Po, via Pergusa, via Tevere, via dello Stadio, via Fonte Maimonide, via Nazario Sauro, piazza Umberto, piazza Santa Barbara, via Virgilito e poi ritorna al santuario. E per domani alle 19:30 è prevista una santa messa presieduta da Sua Eccellenza Salvatore Cristina, arcivescovo emerito di Catania, con la partecipazione delle autorità civili, militari e delle confraternite della città. Educazione stradale e legalità. A Randazzo la polizia stradale ha accolto in caserma i ragazzi delle scuole Don Milani e De Amicis. Vediamo. Educazione della legalità a Randazzo, dove agenti della Polstrada hanno incontrato gli studenti delle prime classi della scuola primaria di primo grado del ciclo didattico Don Milani e dell'istituto comprensivo De Amicis. Si è trattato del momento conclusivo di un progetto di educazione stradale svolto durante il corso dell'anno. Ad accoglierli il dirigente e il vice dirigente della sezione di Catania della Polstrada e il comandante, nonché gli agenti del distaccamento. Nel corso dell'incontro gli studenti hanno conosciuto i luoghi dove quotidianamente i poliziotti della stradale operano per mantenere l'ordine e la sicurezza della circolazione stradale. Un momento interessante è stato quello che si è svolto all'esterno della caserma nella adiacente piazza Loreto, dove gli agenti hanno allestito un punto di informazione e dove sono state presentate le auto e le moto della Polstrada, nonché alcune delle attrezzature e strumentazioni usate ogni giorno nel corso del servizio operativo. Momento divertente è quello in cui i ragazzi a piedi e con delle biciclette messe a disposizione da un'associazione locale si sono cimentati in percorsi allestiti con i segnali stradali realizzati per l'occasione proprio dagli studenti. Raccolta di sangue domani mattina a Biancavilla a cura dell'Aves. Questo e altro nelle nostre notizie flash. Raccolta di sangue domani mattina a Biancavilla a cura della locale sezione Avis Nino Tropea. L'autoemoteca dei volontari sosterrà davanti la sede di via Marconi dalle 7:30 alle 11:30 per accogliere donatori che vorranno accostarsi al nobile gesto, utile soprattutto per gli ammalati bisognevoli di emotrasfusioni. Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, si è congratulato nei giorni scorsi con l'ispettore di polizia Antonino Prezzavento, cittadino belpassese il quale, grazie alla sua alta professionalità ed empatia, è riuscito a salvare la vita ad un uomo che minacciava di suicidarsi. L'ispettore belpassese, che presta servizio al commissariato di polizia di Nesima a Catania, dopo aver ricevuto i familiari di un uomo che si era allontanato lasciando un biglietto dove dichiarava di volersi suicidare, è immediatamente intervenuto dando appuntamento e incontrando l'uomo di persona, riuscendo così a dissuaderlo dal compiere il drammatico gesto. Nei giorni successivi i familiari, con una lettera indirizzata alla questura di Catania, hanno ringraziato l'ispettore e gli altri poliziotti del commissariato. Come da tradizione, domani la comunità di Adrano è in festa per i santi martiri Alfio, Filadelfo e Cirino. Nella chiesa a loro dedicata saranno celebrate sante messe durante la mattinata. Alle 18 si terrà la processione con le reliquie e i simulacri dei santi per le vie cittadine per poi fare rientro in serata.
Si chiama Dal guinzaglio al cuore dell'evento di educazione cinofila che si svolgerà nella scuola media Giuseppe Guzzardi di Adrano martedì 28 maggio in orario scolastico. Sarà la società amatori Schaferhunde nazionale e della sezione di Adrano, con la collaborazione dell'ente nazionale della cinofilia, ad organizzare l'evento, che ha lo scopo soprattutto di rafforzare il legame fra gli adolescenti e gli amici a quattro zampe attraverso l'educazione e la comprensione reciproca. Non ci sono notizie dell'ultima ora, a me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Una buona serata.